Benvenuti a tutti voi, ci troviamo nella cappella del Collegio Arcivescovile Castelli di Saronno. Come mai ci troviamo in questa cappella? Il motivo è molto, molto semplice. Quest'anno ricorre l'ottantesimo di consacrazione di questa cappella e proprio per questo motivo il Collegio, in collaborazione con la Proloco Cittadina, hanno voluto regalare a tutti voi una visita guidata, che non è soltanto una visita per apprezzare lo stile pittorico dei personaggi e degli artisti che hanno lavorato in questa cappella, ma vuole essere anche un percorso di arte, un percorso di fede, un percorso di spiritualità. Infatti in questa cappella, questi affreschi che troviamo in questa cappella portano la firma di un'importante scuola. La scuola è quella del Beato Angelico, dove il motto principale di questa scuola era proprio quella di far rivivere la bellezza della fede attraverso gli affreschi. E oggi andremo proprio a leggere questi affreschi che riempiono la nostra cappella. Andremo a vedere gli affreschi che ci sono sull'altare, nella parte dell'abside. Quando è stata fondata questa cappella? Vi dicevo già dall'inizio che quest'anno si ricorda l'ottantesimo di consacrazione. Questa cappella è stata inaugurata ufficialmente l'11 dicembre del 1932. Da chi è stata ideata? È stata ideata da Don Ettore Della Rosa, il rettore generale dell'epoca. Per fare questa cappella sono intervenuti artisti, architetti, pittori molto importanti. Chi è l'architetto di questa cappella? L'architetto è Monsignor Giuseppe Polvara, che nel 1930 inizia a presentare il suo disegno, questa cappella che doveva trovarsi al centro del collegio. Il collegio è una istituzione religiosa volta all'educazione di tantissimi ragazzi. Pensate che il collegio è stato fondato nel 1896, quindi da più di 100 anni il collegio appresta questa opera educativa. Allora ecco che Monsignor Polvara nel 1930 viene a Saronno, nel suo collegio oserei dire, perché Monsignor Polvara aveva già insegnato nel collegio di Saronno qualche decennio precedente, nel decennio precedente. Ecco, allora viene, comincia a progettare questa chiesa e progetta anche tutto il percorso iconografico che si snoda all'interno di questa chiesa, che poi andremo a vedere nei suoi particolari. Chi chiama per affrescare questa chiesa? Chiama il pittore Martinotti, un esponente molto importante della scuola del Beato Angelico. Prima di conoscere la figura del pittore, del Martinotti, io direi che è importante capire e comprendere che cosa sia la scuola del Beato Angelico. La scuola del Beato Angelico è stata fondata nel 1921, sempre da Monsignor Giuseppe Polvara. Perché Monsignor Giuseppe Polvara fonda questa scuola? Per un motivo molto semplice. Lui ritiene che la bellezza è ciò che veicola la fede. Ritiene che è più semplice pregare quando ci si trova in un ambiente bello. E allora ecco che inizia a fondare una scuola dove gli artisti devono essere preparati non soltanto dal punto di vista
pittorico, stilistico, importante certo per un artista, ma devono essere preparati anche dal punto di vista spirituale. Era un po' una specie di ora et labora benedettina. Riprendeva un po' quello stile là, il lavoro e la preghiera, la fede e l'arte, la spiritualità rappresentata sulle pareti delle chiese. Allora ecco che da questo piccolo gruppo di artisti nasce poi una scuola vera e propria, che è la scuola del Beato Angelico. Nome, pensate, suggerito addirittura da Papa Achille Ratti, il futuro Papa Pio XI. Bene, fatta questa premessa, io ora direi che siamo proprio pronti per portarci sull'altare, portarci ad ammirare il tesoro di arte e di spiritualità che si ritrova nell'abside e sulla volta del nostro altare. Siamo giunti ora sull'altare della cappella. Già sulla volta della cappella possiamo ammirare il lavoro della scuola del Beato Angelico e del Martinotti. Qui su questa volta è raffigurato al centro l'Eterno Padre nell'atto di benedire e ai lati abbiamo i quattro evangelisti. Però attenzione, non sono raffigurati gli evangelisti, ma i loro simboli. Cioè quello che vogliono in qualche modo ricordare i quattro evangelisti. Ora guarderemo da vicino l'Eterno Padre. Questo Eterno Padre è ricco di simbologia. Vi dicevo già prima, siamo nell'atto di benedire, nell'atto della benedizione. Dietro alla testa dell'Eterno Padre c'è un triangolo. Un triangolo equilatero, il triangolo con tutti i lati uguali. Il triangolo è il simbolo della perfezione, simbolo della Trinità. E l'Eterno Padre regge in mano un globo, la Terra, simbolo che Dio regna su tutto il mondo. Attorno all'Eterno Padre possiamo vedere 10 angioletti, 10 teste di angioletti. Perché proprio 10? È un numero particolare il numero 10. Il numero 10 è la somma di 1 più 2 più 3 e più 4, cioè la somma dei primi 4 numeri, che non sono numeri a caso. L'1, il numero dell'unicità, Dio è l'unico. 2, il numero del dualismo, anima e corpo. 3, il numero della Trinità. 4, il numero dell'universalità, i quattro punti cardinali, nord, sud, est, ovest. Ecco che dalla somma di questi 4 numeri abbiamo come totale il numero 10. Proprio come i nostri 10 angioletti. Ora andiamo a vedere questi evangelisti. Il primo evangelista che guarderemo sarà l'evangelista Matteo, che ha come simbolo un angelo. Perché l'angelo come simbolo? Semplice. Il Vangelo di Matteo inizia proprio con un angelo, inizia proprio con la discendenza, enumerando la discendenza degli antenati di Gesù. Allora in qualche modo si vuole ricordare che cosa? L'origine umana di Gesù. Ricordatevi che l'angelo è il più nobile delle creature. E poi andremo a vedere l'aquila. L'aquila è il simbolo di Giovanni. Perché è il simbolo di Giovanni? Perché l'aquila
a quell'occhio che fissa il sole. Gesù Cristo è il vero sole. L'inizio del Vangelo di Giovanni è proprio un inno sublime a Gesù e alla sua divinità. Ricordatevi che l'aquila è l'uccello più nobile. E poi andremo a vedere chi? Andremo a vedere il leone. Il leone è il simbolo di San Marco. Perché il leone? Perché il Vangelo di San Marco inizia con la predicazione di Giovanni Battista nel deserto. Ricordatevi che il leone è la bestia selvatica più nobile. E da ultimo guardiamo il bue. Il bue, simbolo di Luca, dell'evangelista Luca. Perché simbolo dell'evangelista Luca? Perché il Vangelo di Luca inizia con la descrizione di Zaccaria che si trovava al tempio a fare sacrifici, a sacrificare dei buoi. Ricordatevi che il bue è l'animale domestico, insomma l'animale che in qualche modo aiuta il lavoro dell'uomo, l'animale più nobile. Ed ecco allora che questi quattro simboli ricordano i quattro esseri più nobili della creatura, delle creazioni. Ora andremo a vedere i cherubini. Ai lati di questo altare troviamo raffigurati dei cherubini. Chi sono i cherubini? I cherubini sono degli angeli che hanno come compito quello di pregare. I cherubini mantengono in sé, custodiscono in sé la sapienza. E allora guardate che belli questi cherubini, questi tre cherubini alati, due cherubini che si coprono il volto quasi per custodire appunto la sapienza di Dio, e il terzo cherubino invece che è lì in tutto il suo splendore, in tutta la sua bellezza. Voi dovete sapere che il capo dei cherubini era Satana, era l'angelo più bello. E guardate, il Martinotti ha voluto proprio rappresentare la bellezza nei volti di questi angeli. Tutto attorno abbiamo il Santus che è quell'inno che si eleva a Dio e che si incrocia sulle pareti. Avrete senz'altro notato che in tutto questo arco non abbiamo trovato uno spazio in cui non vi sia una decorazione, proprio perché, come vi dicevo prima, la scuola del Beato Angelico aveva come scopo quello di decorare il tutto per non lasciare nulla all'incuria, ma tutto doveva essere volto alla bellezza. Bene, ora ci troviamo sulla volta del ciborio. Poi vi spiegherò che cos'è il ciborio. Ora iniziamo a guardare l'affresco che vi è su questa parte. Troviamo tre cerchi che si uniscono. In ogni cerchio abbiamo il simbolo del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Abbiamo il simbolo che riprende il Padre, vedete la scritta Pater, con la mano nell'atto di benedire, con il tre, simbolo della divinità, della Trinità. Poi abbiamo il Filius, cioè il Figlio. In questo cerchio è rappresentato un pesce. Perché un pesce? Perché in greco pesce si dice ichthos. Ichthos è l'iniziale di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Ed ecco che è il simbolo del pesce, un simbolo che era già usato
nell'arte paleocristiana. E poi il terzo simbolo, quello dello Spirito Santo, una colomba, il simbolo appunto dello Spirito Santo che discende, la colomba che discende su Gesù nel momento del battesimo, ma anche la colomba che è discesa sugli apostoli quando erano riuniti nel cenacolo. Interessante vedere che questi tre cerchi sono uniti, vengono mantenuti uniti da un altro cerchio ancora più grande. Come mai questo cerchio? Il cerchio è il simbolo della perfezione. Un'altra volta un altro simbolo che ci dice qualcosa di Dio, della divinità. Ma non finisce qua. Questo cerchio, attorno al cerchio troviamo due quadrati che si sovrappongono e che vanno a formare una stella ad otto punte. La stella ad otto punte è una stella particolare. Perché è una stella particolare? Perché l'otto è dato dal 7 più 1. L'uno è il giorno nuovo, il giorno della resurrezione. Quindi la stella ad otto punti è la stella della resurrezione. Come potete vedere, nel giro di pochi centimetri quadrati possiamo aver davanti a noi un libro di teologia aperta. E anche questa volta, come avrete notato, non ha spazi liberi. Tutta la volta è affrescata. Ora ci troviamo proprio al centro della cappella, cioè ci troviamo sull'altare. E vorrei farvi notare innanzitutto il tabernacolo, il particolare del tabernacolo, e poi andremo a vedere l'altare. Anche per questo tabernacolo nulla è lasciato al caso. La simbologia è molto ricca. Troviamo l'agnello, simbolo di Gesù Cristo, e sotto troviamo di nuovo i quattro simboli dei quattro evangelisti. Troviamo di nuovo l'angelo, simbolo di Matteo, poi troviamo il bue, simbolo di San Luca, troviamo il leone, simbolo di San Marco, e troviamo l'aquila, simbolo di San Giovanni. Interessante è anche questo altare. Perché è interessante questo altare? Innanzitutto è interessante perché chi l'ha progettato e chi l'ha ideato è stato un grande personaggio, molto attivo a Saronno. Siamo di fronte all'opera dell'ingegner Gino Minoretti, che è stato proprio in quegli anni, negli anni del 1930, in quel decennio, è stato anche l'ingegnere del comune di Saronno. Personaggio molto attivo, dicevamo prima. Che cosa, dove lo ritroviamo l'ingegner Minoretti a Saronno? Lo ritroviamo per la costruzione della scuola Ignoto Militi, lo ritroviamo per la costruzione del Ponte della Vittoria, lo ritroviamo come l'ideatore di colui che ha ampliato il nostro cimitero maggiore di Saronno, e poi lo ritroviamo qui a fare questo altare molto importante del collegio. L'ingegner Gino Minoretti è stato alunno del collegio, alunno di Monsignor Polvara. Questo altare che vedete è un altare in marmo ed è stato realizzato grazie alla collaborazione della ditta Negretti di Viggiù. Quindi è stato utilizzato lo stesso marmo che qualche secolo prima era stato utilizzato per la costruzione del santuario di Saronno. Quindi un materiale molto importante. Questo marmo proviene proprio dalle cave che si trovano vicino dalle parti nella zona di Varese. Come potete ben vedere, anche questa parte dell'altare viene in qualche modo scolpito, viene rappresentato, vengono rappresentati di nuovo i cherubini, sempre nell'atto della preghiera, che fanno da cornice
a tutto l'altare. Di questa cappella è interessante anche il ciborio. Che cos'è il ciborio? Il ciborio è un'edicola quadrangolare che sormonta l'altare ed era una costruzione architettonica che era presente nelle chiese, nelle prime chiese cristiane e nelle chiese rinascimentali. Trovare il ciborio in una chiesa dell'inizio del Novecento è una cosa di eccezionale straordinarietà. L'importanza di questo ciborio è anche dato dall'utilizzo del marmo. Il marmo è il marmo rosso di Verona, il marmo di Valpolicella. Pensate, non esiste monumento importante al mondo che non abbia al suo interno il marmo rosso di Valpolicella. Per fare qualche esempio, possiamo dire la chiesa di San Francesco a Ravenna, oppure possiamo dire il santuario della Beata Vergine a Loreto, oppure possiamo ricordare anche la chiesa di San Marco a Venezia. Solo per fare alcuni esempi, ce ne sarebbero molti altri da fare. Non solo il ciborio è stato costruito con il marmo rosso di Verona, ma anche l'intero altare è stato costruito tutto con marmo rosso di Verona. Bene, siamo ora saliti al Matroneo. Matroneo era il luogo antico da dove le donne seguivano la messa. Il matroneo di questo collegio non è mai stato utilizzato, però c'è ugualmente. Guardate, da qui abbiamo una prospettiva completamente diversa. Possiamo vedere tutto l'altare nel suo splendore. Abbiamo l'imponente edicola, dicevamo prima il ciborio che sormonta l'altare, ma la cosa bella da poter ammirare è quell'affresco che vi è sulla parete dell'abside. Chi viene raffigurato? Viene raffigurato Gesù. Lo vedete lì al centro dell'affresco, circondato da luce. Intorno a Gesù chi troviamo? Troviamo gli angeli che lo accolgono. E sotto abbiamo tutti i bambini con le palme. Perché la palma? La palma è vero, è il simbolo del martirio, ma la palma è anche il simbolo della vittoria dei giusti. E allora ecco questi bambini che si dirigono verso Gesù. E questi angeli che pregano per Gesù, che accolgono la sua venuta. Bello è anche vedere l'ambiente, il panorama, l'ambiente geografico in cui è immersa questa scena. Gesù che si trova al centro di un prato erboso, di un prato rivestito da mille fiori. Abbiamo veramente un ambiente paradisiaco, idilliaco. Vale la pena guardare anche a questi due angioletti che si trovano lì raffigurati proprio all'inizio dell'altare. Sembrano quasi un invito a far festa a Gesù, un invito a pregare. Due angioletti, l'angioletto di sinistra con una veste verde e l'angioletto di destra con la veste viola. La speranza e la penitenza. Nella vita di Gesù speranza e penitenza si sono sempre in qualche modo intrecciate, come si intrecciano nella vita di ogni cristiano. Vale la pena anche ammirare Maria alla nostra sinistra e Giuseppe alla nostra destra, la mamma e il papà di Gesù. Gesù l'avevamo già visto prima al centro dell'abside.
Ricordiamoci che questa chiesetta è proprio stata intitolata a Gesù Bambino. E poi quest'anno siamo anche nell'anno della famiglia, nell'anno della Sacra Famiglia. E qui abbiamo proprio rappresentato nel nostro collegio la Sacra Famiglia, Maria, Giuseppe e Gesù. Abbiamo concluso la nostra visita guidata all'altare della cappella del Collegio Arcivescovile Castelli.